La richiesta di sospensiva della sanzione europea di 360 milioni di euro che pende su Sea Handling, la società di servizi a terra di Linate Malpensa. Gli eurodeputati italiani hanno incontrato oggi il commissario europeo Almunia. Se la SEA e il governo italiano faranno un passo verso la discontinuità aziendale, Bruxelles è disposta a concedere più tempo. Una cauta apertura, quella dimostrata dal vicepresidente della Commissione europea, Joaquín Almunia, che ha incontrato nel pomeriggio gli eurodeputati italiani per discutere della delicata vicenda di Sea Handling. Sulla società pende l'obbligo di restituire 360 milioni di euro, considerati illeciti aiuti di Stato. Si aspetta che il Tribunale europeo, al quale Comune di Milano e SEA hanno fatto ricorso, si pronunci a giorni sulla questione. Se il provvedimento non sarà sospeso, SEA dovrà aprire la strada al fallimento. E proprio per evitare il peggio, gli eurodeputati hanno chiesto e ottenuto un incontro con Almunia. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane per salvare SEA, la cessione alla scozzese Menzies di Sea Handling, un piano che, temono i sindacati, potrebbe portare a una drastica diminuzione del personale nonostante le smentite della società. L'importante, hanno sottolineato i deputati Carlo Fidanza e Antonio Panzeri presenti all'incontro con Almunia, è che governo e azionista presentino un piano aziendale concreto. Solo così l'Europa potrebbe concedere tempo per il risanamento del bilancio che deve essere chiuso il 31 maggio.